Buon pomeriggio a tutti, benvenuti al TG Cronaca. Allora, meno 3 giorni al giubileo e una macchina della sicurezza che è decisamente avviata, come dimostrano anche le misure straordinarie disposte questa mattina dal prefetto Franco Gabrielli. Ve ne diamo conto perché sono importanti. Innanzitutto ci sarà il divieto di sorvolo martedì dalle 6 alle 22 e poi sarà vietato da domani mattina e fino a mercoledì il trasporto di armi, munizioni, materiale esplosivo. Non potranno appunto circolare nella capitale gas tossici, stop al trasporto di carburanti e sono stati vietati anche i fuochi d'artificio. Dovranno inoltre essere interrotte le riprese televisive e cinematografiche che comportino l'utilizzo di armi ad uso scenico. Appunto un tema, quello della sicurezza, che è particolarmente sensibile e importante all'indomani degli attentati di Parigi. Come sappiamo, è aumentata anche la paura e sono calate, come sentirete nel servizio, anche le prenotazioni negli alberghi della capitale. Iniziamo da qui. C'è solo una domanda alla quale Monsignor Rino Fisichella, responsabile dell'organizzazione del giubileo, non risponde. Non sa quanti pellegrini arriveranno a Roma e non gli interessa saperlo, anche perché quando Papa Francesco ha annunciato l'anno della misericordia ha precisato che il giubileo può essere vissuto in tutte le diocesi del mondo. Non si baserà certo sul numero delle presenze a San Pietro e il successo dell'anno santo. Però è indubbio che dopo le stragi di Parigi 3 settimane fa le prenotazioni a Roma sono in calo. All'inizio si era parlato di 33 milioni di visitatori in un anno, poi Gabrielli ha ridimensionato le attese a 10 milioni, ma gli albergatori non aspirano a tanto, anche se per il Ponte dell'Immacolata Federalberghi prevede un 13% in più di italiani in viaggio rispetto all'anno scorso, le aspettative complessive sono contenute. Noi ci accontenteremo anche di poter chiudere l'anno con un 4-5% in più, in linea con quanto è stato il giubileo del 2000, quindi calcoliamo forse 1 milione di persone in più che verranno a Roma distribuiti su 365 giorni, quindi poco più di 3.000 persone al giorno. Anche per i bed and breakfast le previsioni non sono certo rose. Abbiamo riscontrato che già per l'apertura del giubileo intorno all'8 dicembre, che è un periodo regolare nei quali solitamente vengono quelli che sono i turisti italiani, l'Immacolata è una ricorrenza, una festività diciamo italiana, e abbiamo riscontrato già lì un 15% di prenotazioni in meno, sì. È un fatto che nelle ultime settimane di novembre sono arrivate numerose disdette, soprattutto turisti americani, cinesi e giapponesi, che hanno annullato il viaggio a Roma per paura di attacchi terroristici, non necessariamente nella capitale, ma in altre città europee, in genere abbinate nei tour. Prima del 13 novembre le prenotazioni si aggiravano intorno al 58% delle strutture disponibili, dice Federalberghi. Dopo Parigi c'è stato il crollo. A Roma c'è anche un rischio sicurezza per quanto riguarda le strutture recettive. I proprietari degli appartamenti affittati online non denunciano in questura la presenza degli ospiti. Purtroppo abbiamo una valanga di presenze turistiche dentro strutture non autorizzate. Andiamo tra le 30.000 e le 50.000 posti letto abusivi a Roma. Per Monsignor Fisichella, più che il rischio attentati, i pellegrini corrono il rischio delle truffe. Invita quindi i fedeli a far riferimento solo a prodotti o servizi che abbiano il logo ufficiale del giubileo. Attenti, dice, agli attestati di presenza o del percorso fatto a piedi. Fidatevi solo del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, ogni altro attestato è falso. Ed è arrivata poco fa la conferma che alla cerimonia parteciperà anche il capo dello Stato Mattarella, ma non soltanto, ci sarà anche il Papa Emerito Benedetto XVI che parteciperà alla cerimonia dell'apertura della Porta Santa di San Pietro. Il Pontefice Emerito ha infatti accettato l'invito di Papa Francesco. E allora abbiamo parlato della sicurezza, che riguarda l'allerta terrorismo, ma non riguarda soltanto Roma e la capitale, ma anche le altre città italiane. Lo dimostra la presenza più massiccia delle forze dell'ordine davanti a presidiare i luoghi sensibili e anche alcune decisioni, alcune ordinanze che hanno fatto discutere. Pensiamo per esempio qualche giorno fa a quella del sindaco di Varese che ha chiesto di vietare il burka in
in città, oppure il governatore Maroni che mercoledì discuterà il divieto di ingresso negli ospedali con il velo. C'è una novità proprio su questo che riguarda anche Venezia, sentiamolo. Venezia a volte è severa, almeno in tema di ordinanze. Già nel 2009, per motivi di educazione civica, aveva vietato ai turisti di consumare bibite e panini seduti per terra a Piazza San Marco, pena una multa di 1000 euro a chi disobbediva. Adesso la questione è molto più seria. Dopo il venerdì nero di Parigi, anche in questo crocevia del turismo internazionale, si cerca di adeguare le norme di sicurezza ai nuovi pericoli. Il primo passo è stato quello di vietare l'ingresso nei musei col volto coperto. Non specificamente con il burka, è una misura assolutamente logica e minimale in questi ambienti, tenuto conto anche dell'alto valore dei beni che vi sono all'interno, non si può entrare con il volto coperto. La filosofia che ci ispira è quello di garantire il massimo di sicurezza preventiva senza militarizzare, blindare e senza creare disagio agli utenti. Spiega il prefetto di Venezia che ci sarà anche un aumento della videosorveglianza e l'uso dei metal detector portatili, misura eccezionale sollecitata anche dalla Procura di Venezia, che aveva già chiesto di proibire l'uso del velo per una questione di sicurezza. Sarà vietato l'uso del burka e del niqab, che lascia scoperti solo gli occhi. In realtà non si tratta di ordinanze nuove, fanno tutte capo a una legge ben nota, la 152 del 1975, in pieno terrorismo interno, rivista una decina di anni fa, che vieta l'uso di caschi protettivi o qualunque mezzo atto a rendere faticoso il riconoscimento di una persona in luogo pubblico o aperto al pubblico. Cosa diversa è per il velo, di cui invece il Consiglio di Stato a suo tempo ne ha ritenuto opportuno l'uso se legato a una religione. Argomento dibattuto anche stamattina in conferenza stampa con il neo prefetto di Milano Alessandro Marangoni. Io ritengo che comunque se questo è un problema per Milano noi lo affronteremo, qualora fosse un problema. Di fronte a queste cose bisogna essere molto, molto sereni. Faremo, se sarà necessario, le nostre valutazioni. Il divieto d'accesso alle donne che usano burka e niqab negli ospedali e negli uffici pubblici regionali è tema caldo anche nel Consiglio regionale della Lombardia, che si appresta a votare una misura simile giovedì prossimo, mentre a Varese si attende l'ok del prefetto su un'ordinanza identica chiesta dal sindaco leghista Attilio Fontana. Nessuna indicazione invece dal Ministero dell'Interno, che anzi nei giorni scorsi aveva detto sull'uso restrittivo dei costumi integrali islamici e al momento non abbiamo iniziative legislative. Ed è imminente la conclusione delle operazioni di sgombero del centro di accoglienza per migranti di Roma, Baobab. Sentiamo. È stata la faccia romana dell'accoglienza. Da gennaio ha ospitato oltre 35.000 migranti grazie a una catena di volontari che ha pensato ai viveri, ai vestiti, a tutto. Adesso chiuderà. Da un momento all'altro sarà sgomberato. Per il Baobab, centro d'accoglienza autogestito di Via Cupa, vicino alla stazione Tiburtina, sono le ultime ore. Al termine di una querela giudiziaria, con tanto di sentenza del TAR, il comune dovrà restituire i locali alla società proprietaria delle mura. Fino al 2004 qui c'era una vetreria e adesso i padroni rivogliono gli immobili. Insomma, il centro va chiuso. Dentro sono rimasti una ventina di migranti e un gruppetto di volontari decisi a resistere, ma è già arrivato il fabbro per cambiare le serrature. Ieri una delegazione ha incontrato il commissario di Roma, Tronca, che ha garantito disponibilità a trovare soluzioni alternative per gli ospiti. Il 24 novembre c'è stato un blitz sulla scia dei controlli antiterrorismo per il Giubileo. Poliziotti e militari in tenuta antisommossa sono entrati nei dormitori e hanno fatto uscire presenti una settantina per sottoporli a identificazione. 24 sono stati trovati senza documenti. Nei giorni scorsi alcuni dei profughi rimasti, per lo più eritrei e somali, sono stati trasferiti. Una storia che finisce fatta di luci e qualche ombra. Il centro negli anni scorsi era passato sotto l'ala del consorzio
di Salvatore Buzzi, finito in carcere per mafia capitale nel salone della mensa. Fu scattata nel 2010 la famosa foto con Buzzi insieme all'ex sindaco Alemanno, all'allora presidente di Lega Coop, oggi ministro del welfare Poletti, è un esponente della famiglia Casamonica. Poi la stagione del riscatto, l'esperienza dell'estate scorsa. Per 7 mesi il centro è stato gestito da volontari e cittadini, supporto alle strutture del comune che non ce la facevano da sole ad accogliere il fiume dei profughi che sbarcavano in Sicilia. Ora, alla vigilia del giubileo, il centro chiuderà. Sul web è stato lanciato un appello di solidarietà che in poche ore ha raccolto migliaia di firme. In molti parlano del tramonto di un'esperienza, la fine di un modello di accoglienza volontaria e dal basso. E ha sfilato questa mattina per le strade dei quartieri difficili di Napoli un corteo anti-camorra organizzato dai parroci di frontiera. Uno di loro, Don Lofreddo, ha detto: il governo si deve impegnare. Voci contro la camorra di una Napoli che scende in piazza per dire basta alla criminalità, alle faide tra clan, alle vittime innocenti, alle estorsioni. Donne, bambini, studenti, disoccupati, parroci, commercianti che hanno raccolto l'invito di un gruppo di preti di frontiera, parroci che la camorra la devono affrontare nella vita di tutti i giorni. Si sono dati appuntamento in piazza Dante, in pieno centro città, per sfilare nelle strade dello shopping che a Napoli confinano con i quartieri spagnoli, con i loro vicoli, dove regna l'illegalità. Il corteo si snoda lungo via Toledo, meno di 1000 persone, ma con una richiesta che riguarda tutta la città: legalità. In prima linea ci sono quelli impegnati nei quartieri più a rischio, in rioni come la Sanità, Forcella, Scampia, dove i giovani sono la manovalanza privilegiata della camorra, i quartieri dei baby boss, dell'apparanza dei bambini. L'unica maniera che abbiamo di farci ascoltare è che il popolo scenda in piazza. È la prima volta un po' che abbiamo una presenza così massiccia, ma soprattutto è la prima volta che abbiamo dei preti che vivono in periferia e al centro degradato che si mettono insieme. Se noi siamo uniti nel combattere contro ogni forma di violenza, contro anche ogni forma di cattiveria, di associazione, allora questo diventa motivo di speranza, soprattutto per i giovani. Tra i ragazzi in corteo ci sono anche gli amici di Jenny Cesarano, il 17enne ucciso alla Sanità. Per lo Stato tutto, che diciamo nella sua interezza dovrebbe operare per sconfiggere questa che è una vera malattia dello Stato. Al corteo hanno aderito anche le associazioni e i comitati contro le ecomafie, in difesa della Terra dei Fuochi, quel territorio tra Napoli e Caserta, avvelenato dagli sversamenti illegali dei rifiuti, per decenni gestiti dai clan. Ed è stata la notizia sportiva che ha suscitato più clamore questa settimana, quella dei 26 atleti azzurri deferiti per aver eluso i controlli antidoping che ora rischiano la squalifica. È intervenuto ancora una volta il presidente del CONI Malagò e poi sui social network, le loro reazioni, le reazioni degli atleti tra delusione, rabbia e qualche ammissione. È un caso sempre più confuso quello dei mancati controlli antidoping nell'atletica azzurra. Alcuni atleti hanno ammesso qualche leggerezza, altri sono disgustati e vorrebbero lasciare. Altri ancora, come il lunghista Andrew Howe, hanno ironizzato postando su Facebook foto con le stampelle risalenti al 2011, anno cui si riferiscono le accuse. Comunque non sarà facile stabilire caso per caso il confine tra leggerezza, da punire secondo normativa, e dolo più o meno consapevole nell'eludere i controlli. Si tratta anche di verificare se ci siano aspetti non imputabili agli atleti e responsabilità di terzi. Il problema è che in quel periodo il sistema non funzionava, o perlomeno chi doveva occuparsi di far funzionare al meglio il sistema o non era in grado o c'erano dei problemi tecnici, immagino. Curioso poi che i procedimenti riguardino solo gli atleti e non i dirigenti societari federali e del CONI preposti al controllo e alle eventuali sanzioni. Ieri il presidente del CONI Giovanni Malagò è tornato a parlare dei deferimenti emessi dalla procura antidoping con la richiesta di squalifica di 2 anni per 26 atleti accusati di aver eluso i controlli antidoping.
Quello di Malagò ha tutto il sapore del dietro front. Se prima aveva difeso a spada tratta gli atleti sotto inchiesta dandogli totale sostegno, adesso il presidente dello sport italiano sposta il tiro, ribadendo l'assoluta fiducia nell'operato della procura antidoping, che ha condotto l'indagine con serietà e rigore, applicando le norme internazionali in materia. Sono 26 gli atleti deferiti con l'accusa di aver sistematicamente eluso i controlli antidoping. Molti nomi eccellenti, il già citato Hau e poi Meucci, Donato, Greco, Pertile, Lancerti, rischiano di non andare alle Olimpiadi di Rio. Dopo due mancate analisi e in assenza di giustificazioni fondate, automaticamente viene a cadere l'assistenza anche legale da parte della federazione. Per altri 39 è stata chiesta l'archiviazione, tra loro anche Alex Schwazer, dalla cui positività è partita l'inchiesta. L'atletica italiana sia sul banco come un'atletica legata e travolta dal doping, questo è inaccettabile. L'atletica italiana non è travolta dal doping, non c'è un solo caso. Il processo comincerà a gennaio e dovrà necessariamente essere rapido, perché le Olimpiadi bussano ormai alle porte. È tutto per oggi, l'informazione torna alle 20 e il TG Cronache come sempre domani. Buona giornata.